25 marzo, solennità dell'Annunciazione del Signore, questa festa così importante per tutti noi. La Chiesa come Maria si associa all'obbedienza del Cristo, vivendo sacramentalmente nella fede il significato pasquale dell'Annunciazione. Tutti noi dobbiamo avere questa esperienza che ha fatto Maria con l'angelo, perché questo diceva Papa Francesco questa mattina, dicendo bisogna sentire, ascoltare questo Vangelo come se lo contasse la Vergine Maria. Questo è importantissimo. Luca ha scritto questo Vangelo sentendo Maria, e questo è importante perché parla di un mistero, ma un mistero storico, una verità, perché il Vangelo inizia parlando proprio di un luogo, di un tempo, di una persona, cioè l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, luogo, prima cosa, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe, persona. La vergine si chiamava Maria, ecco, storicità, come la nostra vita, la prima cosa, un'esperienza di Dio profonda in questo periodo. E poi tre cose da sottolineare. La prima cosa, il saluto. Saluto che oggi ci fa il Signore a tutti noi. Rallegrati. Rallegrati piena di grazia. Il Signore è con te. Il Signore è con te. È difficile rallegrarsi oggi? Sì, ma il Signore è con te. Rallegrati perché la presenza di Dio è con te. Che il Signore ti accompagna, che il Signore ti sostiene, che il Signore è vicino a te. Rallegrati perché non ti ha dimenticato. Tu che pensavi che il Signore non gli interessava la tua vita, ecco, rallegrati oggi, benedice il Signore, benedice, perché questa benedizione diventa persona, benedetta sei tu, è benedetto il frutto del tuo grembo, è il giorno della benedizione. Seconda cosa, non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Non temere perché il Signore ti sta guardando, il Signore è vicino a te, il Signore è interessato alla tua vita, alla tua sofferenza, alla tua, che ne so, gioia, alla tua storia. Oggi è un giorno di chiederle al Signore: illumina le mie paure, che io possa veramente ringraziarti, di non avere timore. L'unico timore che dobbiamo avere è il timore di Dio, è il timore di non perdere l'amore di Dio. E la terza cosa è lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Lasciamoci santificare dal Signore. Come sta santificando il Signore la nostra vita in questo periodo? Con cose brutte, scomode, ma è sempre il Signore che sta dietro, a tutta la sua opera. Quindi in questo periodo il Signore sta santificando la tua vita, tutta l'umanità, tutte le persone che ti stanno attorno, la famiglia, eccetera. Vuole santificare. Per santificare ha bisogno solo di una cosa, e questo è importante, e questo è il mistero, la nostra disponibilità, la nostra apertura alla vita, questo desiderio della salvezza dell'uomo, questo desiderio che tutti siano salvati da Dio, che tutti sperimentino la fede, l'amore, la misericordia, la pienezza della vita. Non si può pensare all'Annunciazione, all'incarnazione, senza pensare alla risurrezione. Ecco perché è importantissimo questa festa in questo periodo di Quaresima. Il Signore si ferma un attimo e ti dice: rallegrati, non temere, che lo Spirito Santo è con te. Lasciati invadere, riempire dallo Spirito Santo, e la tua vita cambierà, la tua vita diventerà una luce. Perciò non possiamo rispondere a questa proposta divina in un altro modo. Facciamo tutti allo stesso modo della Vergine Maria. Cosa diciamo? Ecco la serva del Signore,
avvenga in me secondo la tua parola. Non ci dobbiamo difendere, a questo invito serio, all'allegria, a non avere paura e alla santificazione. Coraggio, che questo è pure un cammino di santità, questo che ha fatto la Vergine. Ecco perché io sono la schiava, sono la serva e mi metto in cammino. Avvenga per me secondo la tua parola, che sarà il cammino verso la risurrezione, verso la Pasqua. E facciamo questo in questo periodo. Ringraziamo il Signore oggi per questa festa. Finiamo questo commento pregando la Madonna, interceda per tutti noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.